Ciao! Allora, oggi ho pensato di realizzare il tutorial per la valigia, questa, okay? Quella che contiene i fiori. Quindi vediamo insieme come si realizza. Allora, alla base di tutto c'è una scatola di un cellulare. Allora, questa la appoggiamo un attimo qua. Quindi io avevo questa, ok? Più o meno come dimensione, ad esempio, questa qui è un 17x8, per darvi un'idea. Voi potete utilizzare anche altre tipologie di scatole. Per una cosa piccola va benissimo quella del cellulare, che andrà ricoperta di gomma di foamy. Io in questo caso ho scelto un color panna che poi andrò a sfumare con i pastelli ad olio. Quindi io una parte delle due della scatola l'ho già ricoperta per portarmi un po' avanti, insomma. Vediamo insieme come si ricopre la scatola. Allora, prima di tutto andiamo a posizionare del nastro biadesivo prima alla base qua, quindi varie strisce di biadesivo sulla base, poi alcune strisce intorno, ok? E arriviamo all'ultimo punto dove va messo il biadesivo. Per aiutarci ad incollare lo mettiamo a cavallo, ok? Quindi lo mettiamo così, in doppio sullo spigolo, ok? Quindi così, sullo spigolo. Poi tanto ci servirà solo come guida. Se riuscite a farlo in un unico giro va bene, se no anche se lo strappate non importa. Quindi così. E così. Ok, piegate bene che faccia l'angolo. Così. Così. Ok. Perché lavoro col biadesivo perché il tutto resta più pulito. Volendo potreste anche incollare e andare di colla a caldo, però il biadesivo lascia il lavoro più pulito. Poi cosa dovete fare? Dovete prendere il vostro foglio di foamy e prendere le misure, ok, per poter ricoprire la scatola. Quindi prima ho tagliato un rettangolo e poi sono andata a togliere chiaramente i quadrati negli angoli per poter poi chiudere il tutto. Quando prendete la misura, lasciate rispetto all'altezza della vostra scatola, lasciate un paio di centimetri che ci serviranno per risvoltare all'interno. Diciamo che la parte interna di entrambe le scatole non ci importa granché come viene, perché tanto nella valigia finita non si vedranno assolutamente, ok? Allora, io avevo già preso le misure, avevo già messo tutto il mio nastro biadesivo, vado a togliere prima il biadesivo dal fondo della scatola, così andiamo a posizionarlo bene, così, e andiamo a posizionarlo. E poi cosa facciamo? Andiamo a premere bene.
in modo che faccia presa. Poi cosa facciamo? Togliamo quello ai lati, quindi andiamo a togliere tutte le strisce di biadesivo. Quindi questa. Poi aspettate che trovo l'inizio, questa qua che c'è alla base e questa. Questa sopra l'abbiamo messa in doppio solo per aiutarci, nel senso che ci aiuta a tenere girata la gomma. Allora. Questo. Qua. Collabora un po', ok. Poi partiamo da una parte e accompagniamo in questo modo. Okay. E poi anche verso l'interno lo pieghiamo. Okay. In questo modo, avendo messo il biadesivo in doppio, vedete che ve lo tiene già piegato. Poi vado avanti, quindi alzo qua. E mi aiuto, una volta che il tutto è posizionato, e poi piego anche negli angoli, non fatevi problemi, poi potete andare a tagliare via i pezzi in più, tanto appunto comunque non si vedranno, e poi andremo a mettere la colla a caldo. Premete bene, ok? Anche qua poi vi faccio vedere se non dovessero venire precisi le giunture. Vediamo insieme poi come sistemarle. Vado avanti, quindi anche qui schiaccio bene che faccia presa, giro così e anche qui tiro su, schiaccio bene che faccia presa e risvolto. Ok, in questo modo vedete avete ricoperto la vostra scatola. Ora cosa andiamo a fare? Qua abbiamo queste parti qua che si sovrappongono negli angoli che possono darci fastidio, quindi cosa facciamo? Prendiamo e andiamo a tagliare di sbieco per togliere questa parte che ci dà fastidio. Ok, quindi togliamo la parte degli angoli, e poi con un po' di colla a caldo andiamo a fissare queste parti qua all'interno. Quindi colla a caldo. Ne metto un po', scusate, ma avendo questa nuova devo aiutarmi, e schiaccio, ok? In questo modo non vi resta in volante quella parte lì di gomma. Ecco. Ok. Stessa cosa negli altri punti, quindi metto un po' di colla. Allora, siccome io fatico un po' con la mia pistola, quindi mi aiuto e stingo, okay, così fisso il tutto, e stessa cosa anche qui.
negli altri. Ultimo. Voilà. Eccoci qua. Ok. Quindi io adesso praticamente mi trovo ad avere le mie due scatole, quella che era il coperchio e la base, ricoperte, ok? E verranno poi posizionate in questo modo. A questo punto andiamo a realizzare quelle che sono le cinghie della nostra valigia e le relative cuciture. Allora, per la cinghia io ho tagliato delle strisce lunghe 60, quindi 60 cm per 2 cm e in una delle estremità ho realizzato la punta, quindi ce ne serviranno due. Per le cuciture potete realizzarle o a mano con un pennarellino, oppure per dare un effetto più realistico utilizzare un pirografo o semplicemente un saldatore come questo. Allora ci posizioniamo, ok, e andiamo facendo attenzione a fare questo lavoro. Quindi appoggiamo la punta, aspettate che sennò non riesco a lavorare. Basta appoggiare appena appena. E vedete, se avete un righello di metallo lo potete utilizzare per andare dritti, diciamo, se no lo potete fare a mano libera. E questo è il risultato. Ok, quindi andate avanti. In questo modo, vedete, e realizzate tutta la cucitura. Io adesso vado avanti e ci vediamo dopo. Ok, realizzate le nostre cuciture sulle nostre cinture. Per realizzare i buchi basta tenere appoggiato il saldatore e il foamy si buca. Andiamo a sfumarlo per renderlo ancora più reale. Sfumeremo i bordi nella zona praticamente dove ci sono le cuciture. Io lavoro con i pastelli ad olio, quelli che io utilizzo sono questi qua, quindi sono pastelli ad olio della Pentel. Come si usano? Si possono utilizzare con dei tamponi. Io utilizzo semplicemente delle spugnette dei piatti, quindi una spugna tagliata. Ogni colore un pezzetto di spugna. Come si fa? Si sbuccia il pastello ad olio, si prende la spugnetta, la si stringe in modo da creare un tampone, si carica sul pastello e poi andiamo ad appoggiarla praticamente sul nostro pezzo di gomma e a fare questo lavoro. Quindi dall'interno, io consiglio sempre dall'interno all'esterno. Vedete che resta già più sfumato rispetto a questa parte qua. E si va avanti così lungo tutto il bordo e nei buchi. Quando vedete che la spugnetta non colora più, andate a ricaricare e proseguite in modo da ombreggiare tutto il bordo. In questo caso io ho utilizzato per sfumare il marrone della mia cintura
un marrone scuro scuro. Adesso ho quasi finita, vi faccio vedere. Ok, vedete, resta tutta sfumata. Ok, adesso prendiamo la parte che volete utilizzare come coperchio, okay, quindi la parte che sta sopra, e andiamo a fissare le nostre cinture. Io ad esempio insomma, preferisco fare una cosa precisa, quindi vado a misurare e ho deciso che lascerò 3 cm di qua, quindi 3 di qua e 3 da questa parte. Per applicare le cinture non utilizzerò la colla a caldo, ma una colla istantanea, perché secondo me il lavoro resta più pulito. Quindi lascio questa parte che esce, che poi andrà a girarsi e si appoggerà ai nostri fiori. Quindi prendo la mia colla, misuro 3, 3 sopra, 3 sotto, faccio così, ok, allora ricontrollo solo che sia a posto, perfetto, quindi mi metto qualche goccina di colla. E vado a fissare. Metto qualche goccina anche qua. Controllo. Buon lavoro, continuo il mio giro, ok, sempre misurandola di 3 cm in modo che, quindi mi aiuto, tengo fermo, vado avanti a mettere la mia colla. In questo modo, ok, e termino sul retro. Così. Qua, prima di tagliare, lasciate un paio di centimetri, okay, che ci serviranno poi per fissare sotto. Quindi taglio così. Questa la teniamo perché ci serve per l'altra parte, quindi la posiamo da parte. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi tengo i miei 3 centimetri, guardo che più o meno la misura che ho sia la stessa, ok, ci siamo, devo spostarla ancora un pelino però. Così, ok, così è giusto, metto la colla, fisso, tengo bloccato. Così.
ricontrollo, perfetto, e blocco qua. Zac. Poi giro e continuo in modo che è fisso. Fisso anche qua. Okay. Perfetto. Giro e termino sul retro. Così. Misuro più o meno che sia uguale e taglio anche qua. Non l'avevo schiacciata bene, quindi tengo premuto così. Ok, quindi questo è il sopra, il coperchio. Ora cosa facciamo? Non possiamo lasciarlo adesso proprio così, così bianco. Dobbiamo creare un'ombreggiatura che è come questa, vedete? Come si crea questa ombreggiatura? Io l'ho creata sempre con i pastelli ad olio, questa volta utilizzando il color terracotta. Okay? Quindi su un color panna, crema, ho utilizzato un terracotta. Cosa ho fatto? Aperto il mio pastello, caricato sulla spugnetta. Allora, per quanto riguarda i bordi è semplice, basta fare questo lavoro qua. Vedete, andate a strisciare la spugnetta in questo modo e a lavorare sull'angolo. E questo lo dovrete fare su tutti gli angoli e su tutti e sul bordo. Carico. Vedete? Quando è scarico ricaricate. Questi bordi qua in realtà ci serve solo la parte superiore che poi si vede, perché tanto sotto ci saranno i fiori, quindi sporchiamo un po' così. Adesso per comodità vi faccio fare tutti gli spigoli, vedete? Poi dopo vi faccio fare anche il resto. Così. E sì, vi faccio vedere questa, l'altra la faccio poi io, tanto. Anche sul retro, quindi proprio ok. Chiaramente aggiustate la colorazione in base a come la preferite voi, anche perché i pastelli ad olio comunque sono molto semplici da utilizzare.
Io penso siano anche più semplici dell'acrilico. Ok, quindi una volta che avete sfumato tutti i contorni, ok, così dobbiamo sfumare anche qua. Quindi cerchiamo di creare un tamponcino un po' più piccolo e ci creiamo anche qua, vedete, delle sfumature. Così. Di qua. Vedete? E anche qua. Così, anche qua. Voilà. Quindi abbiamo la nostra valigia sfumata, quindi un po' anticata, ok? Per dare un pochino più di movimento. Voilà. Adesso prendiamo la parte che vogliamo utilizzare come base e andiamo ad attaccare l'altra parte delle nostre cinture. Ok, sempre a distanza di 3 centimetri, ok, attacchiamo qua questa parte, quindi quella che abbiamo tagliato, tanto poi ci saranno i fiori e non c'è problema, verrà coperto. E poi facciamo il giro, sempre mantenendo la stessa distanza, mettiamo la nostra colla. Ok. Stessa cosa di là. Facciamo così. Ok. Mettiamo la nostra colla. Teniamo premuto. Aderisco. Voilà. Quindi anche la nostra base, okay, è realizzata e possiamo sfumarla come vi ho fatto vedere prima. Ok, quindi ci rivediamo una volta che abbiamo la base sfumata. Andiamo a tagliare via queste parti qua in eccesso, direi che ce la tagliamo a filo. In questo modo, queste tenetele perché ci serviranno davanti, ed eventualmente andate a mettere ancora un goccino di colla qua per fissare. Quindi così, in modo che aderisca bene. E anche qua.
questo punto possiamo passare alla realizzazione praticamente delle fibbie. Come si fa? Allora, prendiamo quindi il residuo delle nostre strisce, prendiamo gli anellini. Dobbiamo decidere quanto, insomma, far scendere, ok? In questo caso secondo me è un po' troppo lunga, quindi vado a accorciare dalla parte dove non ho questa linea, ok? Allora direi che così dovrebbe andare bene. Quindi taglio in questo modo e poi provo a vedere se come lunghezza mi può star bene, oppure se ritengo che sia troppo lunga accorcio ancora un pochino. Così. Stessa cosa per l'altra, quindi prendo l'altra striscia e la vado a tagliare uguale. Ora, cosa devo fare? Piego a metà, okay? Quindi piego a metà la mia striscia, ok? E le do un po' la piega. Poi prendo il mio chiodino, ok? Riapro e vado a infilarlo nel centro della metà, ok? Bucando in questo modo, con la testa che rimane all'interno, così blocca, ok? E qua sotto, con un tronchese, andiamo a tagliare. Chiaramente dobbiamo tagliare considerando come se avessimo la fibbia, quindi tagliamo più o meno mezzo centimetro. Quindi taglio così. Ok, poi cosa fate? Andate ad aprire, inserite il vostro anellino da una parte, lo fate scivolare fino a metà, e lo sistemate. In questo modo avete la vostra fibbia con in metallo, e potete andare a realizzare anche l'altra. Quindi piego a metà, abbiamo detto, quindi a metà, schiaccio, prendo, in questo caso io ce l'ho già tagliato, che l'avevo già preparato, buco, okay, mi esce, prendo l'altro anellino, lo inserisco da una parte, quindi apro, inserisco l'anellino e ho anche l'altra, poi chiaramente lo sistemate e quindi ho le due fibbie. Se volete realizzarle in metallo e non le avete a casa. Adesso decido quale delle due parti sarà
il davanti. Direi che posso, per me va bene questo qua. E vado ad incollare prima una sull'altra in modo da chiudere, quindi leggermente qua sul bordino e tengo premuto. Poi direttamente qua. Chiaramente lo incollate in modo, tanto poi qua ci andranno i fiori e quindi in parte sarà coperto, lasciando, diciamo così, il bordino così, in questo modo che si veda. Se volete fissarlo un po' sotto, mettete anche un po' di colla qua, così sta giù. Ok? Stessa cosa dall'altra parte, quindi un po' di colla qua sul bordino, blocco, tiro giù bene questo. Metto un po' di colla qua, ne metto già un po' qua perché ho visto che poi mi servirà per bloccare il tutto e lo posiziono. Ok, quindi siamo ad avere poi questo. Voilà. Volendo possiamo mettere delle coperture negli angoli ed eventualmente, se non è venuto preciso il punto dove si uniscono le due parti di fomi, possiamo mettere o una strisciolina di gomma. Io nell'altra valigia avevo messo un pezzettino di cordino perché preferivo così. Quindi poi la parte dell'angolo potete sistemarla come meglio credete, ok? Però qua possiamo mettere dei tondini. Tondini, io non ho fatto altro che utilizzare una fustella rotonda, anche questa è del diametro di 2 centimetri. Poi che cosa ho fatto? Sono andata sempre con il nostro pirografo, ve lo faccio comunque vedere. Sono andata a creare le cuciture e dovrei averne lì già pronti, così. Quindi eccoli qua, io ho questi già pronti, trovo anche l'altro, ok, e due li facciamo insieme. Quindi appoggio piano piano e faccio il giro per creare la cucitura. Questa. Così, basta proprio solo appoggiarlo perché essendo caldo, il foamy si segna subito. Ok, fatto anche questo. Non ci resta che sfumarli, quindi prendo la mia spugnetta e il mio pastello marrone scuro e semplicemente vado a sporcarmi i bordi. Ok? Quindi passo sui bordi di tutti i miei tondini. Vedete, questo è un tondino sfumato, questo è un tondino bianco, quindi andiamo a ombreggiare i bordi di tutti. Così. Ora vedremo insieme come applicarli sulla valigia e poi gli altri li applicate voi così non vi annoio.
così. Voilà, quindi questi sono pronti. Vi faccio vedere come applicarli. Allora, dobbiamo prendere o un fardello da stiro, in questo caso, visto che lavoriamo su un su superfici piccole, io ho preso la piastra per i capelli. Posizioniamo il nostro tondino in modo che si scaldi. Quando è caldo, lo prendiamo e lo posizioniamo sul nostro angolo e lo schiacciamo. Non so se avete visto, adesso ve lo rifaccio vedere. E lo lasciamo qui che si raffreddi. Lo rifacciamo, quindi prendo il tondino, lo scaldo. Faccio vedere di qua. Quando il tondino è un po' caldo, quindi si ammorbidisce, possiamo modellarlo, vado a posizionarlo e a schiacciarlo sull'angolo della mia valigia. Ok? E lo lascio qui in modo che si raffreddi. Una volta raffreddato, cosa faccio? Prendo la mia colla istantanea, vado ad applicarla sul mio paraangolo, lo posiziono come gli avevo dato la forma e lo tengo premuto. In questo modo resta bloccato qua. Stessa cosa di qua. Quindi metto, posiziono, e tengo perché faccia presa. Possiamo adesso, al limite possiamo farne ancora alcuni, tanto sono veloci. Quindi, zac. Poi invece se voi volete metterli solo davanti, li mettete solo davanti, non siete obbligati, insomma, a metterli come li metto io dappertutto. Inoltre, diciamo che le parti che restano poi coperte dai fiori non c'è neanche bisogno di metterle. A me piaceva però l'idea di fare tutta la valigia così. Quindi posiziono e tengo premuto e il foamy, una volta scaldato, mantiene la posizione che gli abbiamo dato. Così, e siamo sulla parte sopra. Quindi vado a metterli anche sul fondo. Così. Scaldo e metto di qua. Poi lascio in forma così. Mantiene quella forma lì. E l'ultimo. Collato. Adesso, come vi dicevo, se volete possiamo mettere del cordino, che può essere messo così.
quindi proprio sull'angolo. Quindi si mette un po' di colle, io uso quella istantanea, come vi dicevo, per avere un lavoro più pulito. Qua, essendo la parte frontale, andiamo a piegarla sotto. E cerchiamo di farla aderire. Tagliamo via qua. E poi andiamo a incastrarlo bene in modo che sembri infilato sotto. Così. Ok, taglio eventualmente l'eccesso. Ok, mi aiuto eventualmente con le forbici o con un qualcosa di appuntito. Per bloccare il tutto sotto così. Okay, in questo modo il lavoro resta pulito. E qua vado a fare l'angolo e a incollarlo sotto. Tac, quindi diciamo, tengo così premuto. Che metto ancora un po', secondo me non ho messo abbastanza colla. Così. E ripeto su tutti gli angoli dove voglio applicarlo, quindi colla. Così lascio un pezzetto per poter poi girare e incollo in questo modo. Ok. Colla all'interno, così blocco tutto. Ricordatevi che questa parte qua non si vedrà perché poi andrete a mettere i fiori. Taglio. E vado a rifinire. Così. E ripetete l'operazione per tutti gli angoli. Ok, una volta messi tutti i nostri, diciamo così, bordini negli angoli, possiamo incastrarla. Ok, come la incastriamo? Allora, queste vanno dietro e voi dovete pensare, se non so in base a cosa la userete, ok, deve essere, cioè dovete posizionarla in base a come desiderate che resti aperta. Ok, quindi la mia direi che quindi trovate voi la giusta inclinazione
in modo che sia dritta peraltro. Considerando quanti fiori volete mettere all'interno, ok? Io la lascio aperta così. Una volta che avete trovato la giusta inclinazione della scatola, andate a fissare le cinghie, quindi colla o istantanea oppure colla a caldo, così. Un minimo di gioco, poi ce l'avete comunque, quindi riuscite poi un po' ancora a sistemarla, però così. Ok. E adesso andiamo a realizzare la maniglia qua davanti, così come nell'originale. Alla maniglia andremo poi, se volete, ad attaccare un tag con una scritta o una frase, quello che volete. Allora, per realizzare la maniglia andiamo a prendere sempre del foamy marrone come per le cinghie. Per sapere la misura dovete misurare la distanza tra le due cinghie e mantenervi un po' più grandi di almeno un paio di centimetri, perché in pratica la vostra maniglia dovrà essere posizionata poi in questo modo, quindi dovrà piegarsi. Okay? Io ad esempio questa è una striscia da 2 cm per 9, però poi chiaramente andrò ad accorciarla, perché lascerò comunque uno spazio dalla cintura di destra e dalla cintura di sinistra prima di posizionarla. E oltre a quella ne vado a realizzare un'altra, questa invece è da 1 cm, che andremo ad applicare sopra in modo da realizzare una maniglia in doppio. Chiaramente questa parte interna andrà un pochino più corta. Comunque adesso vediamo insieme. Allora, cosa andiamo a fare? Dobbiamo realizzarla un po' come la cinghia, quindi andiamo a prendere il nostro pirografo, il nostro saldatore. Ok, vi abbasso così magari vedete meglio, e andiamo a realizzare sempre il nostro effetto cucitura. Quindi piano piano, vedete, andiamo a fare questo lavoro. Continuiamo lungo tutto il perimetro, lasciando un bordino chiaramente. Ok, alla fine è comunque anche questo un lavoro, una volta che prendete la mano, abbastanza rapido. Voilà, quindi ho realizzato le mie cuciture. Ora vado, aspettate che appoggio, okay. Devo andare a prendermi la misura della fascetta interna, ok? Che dovrà chiaramente stare all'interno della cucitura. Quindi con le forbici, siccome all'inizio l'avevo realizzata sempre da 9, come l'altra, vado ad accorciare e vado a vedere se può andarmi bene come misura. Direi che nella mia è ok. Vado a realizzare anche qua l'effetto cucitura, qua un po' più difficile perché la striscia è proprio piccola, però direi che riuscite tranquillamente senza problemi. Potete anche appoggiare al limite solo la punta per realizzare una cucitura più piccolina. Ok, giro e finisco.
così. Ancora uno. Così. A questo punto direi che il nostro pirografo saldatore non ci serve più. Cosa facciamo? Prima di incollarle una sopra l'altra andiamo a sfumarle, quindi ci prendiamo la nostra sfumietta oppure il nostro tampone con il marrone scuro e andiamo a sfumare sul bordo col pastello. Adesso io lo prendo perché la mia sfumietta è scarica, quindi ho utilizzato il marrone scuro, vado a caricare, okay, e vado a sfumare così. Perfetto, abbiamo sfumato il tutto, ora con la colla istantanea andiamo ad incollare la fascetta interna sull'altra. Allora mettiamo qualche puntino di colla. Vado ad incollarla così, premo un attimo in modo che aderisca bene. Una volta che è ben incollata dobbiamo appunto darle un po' la forma. Prendiamo la nostra valigia e andiamo a incollare solo un pezzettino per lato. Lasciamo un pochino di spazio dalla nostra cintura. Quindi applico solo, vedete? Quindi ho incollato solo un pezzettino, poi piego e vado a incollare dall'altra in modo da avere la maniglia. Allora metto quindi un po' di colla anche qua, solo in un pezzettino. Centro e incollo. Abbiamo creato la nostra maniglia. Alla maniglia poi potrete attaccare il tag. Io per questo ho utilizzato una fustella, l'ho creata piccolina perché comunque me la immagino attaccata a questa valigia e l'ho fatta piccolina. La sfumo leggermente, quindi vado a prendermi la mia spugnetta terracotta. Eccola qua, e vado appunto sul bordo a sfumare con il terracotta, anche in questo caso, quindi vado a caricarlo un pochino. Il colore del tag è lo stesso della base della nostra valigia, poi vedete voi se invece volete realizzarlo in un altro modo. E questo è il tag sfumato. Poi
gusto personale, decidete voi se per agganciarlo utilizzare un nastrino. Io ho utilizzato questo filo di corda perché secondo me sta meglio, quindi facciamo un cappio, lo inseriamo nel buchino del nostro tag, lo allarghiamo e facciamo passare all'interno le due estremità. E poi tiriamo. Sul tag potete scrivere quello che volete. L'unica cosa, non utilizzate penne o pennarelli a base alcolica perché altrimenti sbavano. Io, ad esempio, nella mia scatolina ho utilizzato una penna gel oppure un rapidograph, va benissimo. Una volta poi che avremo decorato la nostra valigia con tutti i fiori, andremo in pratica a posizionare, a legare, okay, col nostro cordoncino il nostro tag in questo modo con la sua scritta ed eventualmente andremo a bloccarlo o lo lasceremo libero. Ok. A vostra scelta, come tocco finale, potete decidere di mettere qua delle borchiette. Io avevo queste mezze perle con una sorta di effetto metallico e quindi vado a mettere queste. Metto un pochino di colla qua. Così prendo la mia mezza perla, prendo la mia mezza perla e la posiziono così, e stessa cosa dall'altra parte, un puntino di colla. Aspettate che guardo solo che sia dritta. La valigia è pronta per essere riempita di fiori. Ciao, alla prossima!